sul che fare, si sarebbe detto una volta. È del tutto evidente che se la classe dominante mira alla openness cosmopolitica, mira alla sovranazionalizzazione e quindi alla riduzione costante della democrazia, occorre procedere nella direzione ostinatamente contraria, nella direzione di quello che mi propongo di definire un sovranismo populista, democratico, socialista e internazionalista, per le ragioni che subito spiegherò. Anzitutto occorre tenere a mente che oggi le parti in lotta sono tre, anche se una non viene mai menzionata. Abbiamo per un verso il cosmopolitismo capitalistico, no border, a cui ho fatto cenno, per un altro verso c'è il nazionalismo regressivo, che vuole ritornare a una forma di Stato nazionale privato della sua dimensione internazionale e comunitaria, e poi come tertium datur abbiamo quello che definisco il sovranismo internazionalista, ossia una prospettiva centrata sicuramente sullo Stato sovrano nazionale, democratico e con sfumature socialiste di welfare state, ma che vede negli altri Stati nazionali non territori da occupare, invadere, con i quali guerreggiare, secondo le forme del nazionalismo regressivo, bensì altre figure dell'umanità plurale che si danno nei loro spazi sovrani nazionali e con i quali è possibile dialogare, confrontarsi, instaurare forme di solidarismo internazionalistico. L'internazionalismo, come suggerisce la parola stessa, nulla ha a che vedere con il cosmopolitismo mondialista del capitale. L'internazionalismo, lo dice la parola stessa, prevede un rapporto internationes e quindi presuppone che le nazioni vi siano e godano di buona salute. Non annulla la sovranità nazionale degli stati, ma semplicemente si basa su di essa e lascia che ogni stato goda della propria senza intrusioni nella sovranità altrui. Questo è il punto fondamentale. Sicché tra il nazionalismo regressivo, che peraltro, piccola nota, il cosmopolitismo mondialista e atlantista contemporaneo non è altro che la realizzazione piena del nazionalismo capitalistico. Il nazionalismo capitalistico vecchia maniera è quello che si basa sul curioso teorema per cui solo la mia nazione ha diritto ad esistere, sicché la mia nazione per esistere può occupare anche quelle altrui. Questo discorso, se portato a compimento, sfocia nel mondialismo americanocentrico per cui un'unica nazione è titolata a esistere, gli Stati Uniti, anzi due, Stati Uniti e Israele, e tutti gli altri debbono sparire perché debbono essere inglobalizzati nell'unico mercato cosmopolitico. Il nazionalismo si compie nel cosmopolitismo atlantista. Contro questa posizione, la sua, diciamo così, il suo dialettico rovesciarsi dell'uno nell'altro, si dà l'internazionalismo sovranista, che presuppone la pluralità delle patrie nazionali solidali, con sovranità piena e quindi con il rispetto dell'alterità che ciascuna è. Per fare un unico caso concreto, il Venezuela sovrano, in quanto Stato sovrano nazionale, dovrà decidere sovranamente da sé la propria storia e la propria vicenda. Non sarà certo la scelta di Washington o di ingerenze terze, naturalmente. Il sovranismo implica che ogni Stato sia sovrano e nazionale, che non abbia ingerenze per volontà di Washington o di altri Stati. E lo stesso dicasi, naturalmente, per gli altri Stati sovrani nazionali. Ecco, internazionalismo sovranista e populista. Il populismo oggi è una parola che non gode di buona stampa, grazie al trionfo delle mappe che il Signore riesce a imporre anche al servo. Eppure, il populismo non è nient'altro se non una forma di risveglio delle masse nazionali popolari. Come scriveva già Gramsci, l'autore più vilipeso e tradito di tutti dalla sinistra, occorre andare al popolo, lo scrive continuamente nei quaderni del carcere. L'obiettivo è quello di creare una connessione sentimentale con il popolo, di modo che esso popolo esca dalla sua passività e si faccia attore attivo della storia, protagonista della sua vicenda storica, e quindi si esca da quel morfinismo politico che è quello che il signore globalista ha tutto l'interesse a far prosperare sotto il cielo. Il signore globalista mira a far sì che il popolo sia non soltanto privato della sua sovranità, ma che subisca in silenzio le
le aggressioni dall'alto. Ecco perché occorre ripartire dalla connessione sentimentale. Questo emerge nitidamente se guardiamo all'intelligenza cosiddetta progressista, liberal, cosmopolita e fucsia delle sinistre, che ha un vero e proprio odio verso il popolo. Io lo definisco la demofobia, per contrapporre al populismo. La demofobia è l'odio verso il popolo. Populismo viene utilizzato come categoria per nascondere in maniera malcelata, in vero, il proprio odio verso il popolo e verso le sue richieste basiche. Il popolo richiede salari dignitosi, giustizia sociale, la possibilità di farsi una famiglia e di abitare stabilmente. E verso tutto questo l'elite finanziaria con i programmi dei diritti civili non ha alcun interesse, evidentemente. L'elite finanziaria, il tableau de bord dell'elite finanziaria è sempre quello dei diritti civili, come essa li chiama. I diritti civili andrebbero una volta per tutte smascherati. Sono nient'altro che i capricci individualistici di consumo delle classi dominanti, che vogliono trasformare i loro desideri di consumo in diritti giuridificati, per cui tanta libertà hai quanta puoi comprarne, dall'utero in affitto al desiderio di trasformare tutto in merce liberamente disponibile e circolante. Altra cosa sono invece i diritti sociali, che sono quelli che le masse nazionali popolari richiedono e che l'elite finanziaria nega puntualmente. L'elite finanziaria lascia che si scenda in piazza per tutto, per i diritti civili, per l'ambiente, per tutto ciò che non tocchi il rapporto di forza dominante. Guai però se si scendesse in piazza come popolo unificato a chiedere diritti sociali e del lavoro, si verrebbe puntualmente trattati alla stregua delle giubbe gialle in Francia. Ogni qualvolta il popolo scende in piazza oggi viene, per ragioni legate alla propria sopravvivenza basica, viene massacrato letteralmente. Ecco che emerge allora in questo scenario la nuova funzione che lo Stato svolge dal punto di vista dell'elite finanziaria. L'elite finanziaria mira a dissolvere lo Stato sovrano nazionale o a semplicemente disgregarne la funzione di superiorem non recognoscens. Lo Stato nazionale, ove ancora sussista, deve diventare semplicemente il braccio armato della classe dominante cosmopolitica, che lo usa per due ragioni essenzialmente. In primis, come ho testé ricordato, per reprimere manu militari il dissenso delle masse nazionali popolari, da Genova nel 2001 fino a Parigi 2019. In secondo luogo utilizza lo Stato come strumento per fare welfarismo a rovescio, cioè per la prima volta vengono utilizzate le risorse pubbliche non già a beneficio delle classi dominate, bensì a beneficio delle classi dominanti stesse. Questa è la novità. Pensate alla vicenda delle banche salvate in sofferenza, pensate alla vicenda del bail-in. Sono tutte vicende che rivelano un keynesismo rovesciato. Si dice, secondo un teorema in auge, che questi enti privati, privatissimi e bancari, sono too big to fail, troppo grandi per fallire, e nel pubblico interesse salvarli. E in tal guisa si presenta come interesse collettivo quello che è l'interesse privato dei gruppi delle stanze chiuse dell'elite finanziaria. Questa è l'altra grande funzione che svolge oggi lo Stato. Disse una volta Foucault: un tempo si governava il mercato, verrà un tempo in cui si governerà per il mercato, e questo tempo è arrivato proprio ora nel quadro del rapporto di forza cosmopolitico. Ecco dunque, e chiudo veramente, occorre